non c'è. Sì, ma è normale, ma è giusto che sia così. L'avversario ha fatto una degna partita, per carità. Però nel primo tempo 3-4 palloni nostri passanti non l'abbiamo messa dentro, rigore sbagliato e gol preso. Un gol che il ragazzo ha fatto molto bene, oltretutto un gol di merito. Lavorativo, non possiamo dire niente. Ci siamo dedicati più che altro alla problematica tattica, a cercare di fare giocate, cercare di mettere palla a terra, e credo che da questo punto di vista la squadra sta rispondendo a pieno, almeno nelle tre partite abbiamo creato tantissimo con quello che noi chiediamo. Per quanto riguarda la fase tattica, dal punto di vista della giocata, dell'abbassarsi dei centrocampisti, oggi a centrocampo si è sofferto nettamente meno perché i due esterni hanno dato una mano. Quindi piccoli accorgimenti li creiamo, ma ancora non possiamo fare bilanci. I bilanci possiamo fare che noi siamo sicuramente arrabbiati perché Campobasso ha fatto due pareggi, uno interno e uno esterno, e spreca troppo lì davanti. Ma questo che significa? Ma l'impegno da parte dei nostri attaccanti c'è ed è ingommiabile. Dobbiamo andare a capire se ci riusciamo, dove e come possiamo cancellare queste piccole pecche. Sì, se forse a centrocampo manca qualcosina in termini di essere forse un po' più propositivo, un po' più di personalità. Noi non ci possiamo, noi abbiamo questi giocatori. Adesso il mercato è anche chiuso. Dovremmo sperare in un professionista che possa scendere nella nostra categoria o di qualcuno che è fermo da sei mesi, quindi non ci facciamo la testa a cercare giocatori che non abbiamo. Con questi, in linea di massima, dobbiamo arrivare alla fine. Quindi questo che credo che sia l'ene massimo scontato, a meno che di qualche avvicendamento che ci potrebbe essere fortunoso da parte nostra, perché è difficile in questo momento fare mercato. Quindi chiaro che un giocatore come Di Vicino, un giocatore, un trequartista rifinitore, è chiaro che in questo momento non c'è, però non possiamo dare colpa a chi non c'è. Noi questo abbiamo e con questo dobbiamo lavorare. Quindi. Diciamo che la situazione resta abbastanza immutata. La di massima sì. Sopra, perché più o meno hanno pareggiato tutte. Quindi è ancora maggior rammarico. Con questo non significa che io voglio dar meno alla squadra che era un'occasione che noi non potevamo. Ultimamente quei rigori che si possono dare e non dare li danno tutti, ecco. Sì. Ci capita spesso che i cosiddetti mezzi rigori li danno sempre. Il giocatore ha toccato la palla, però io a fine partita non so quello che dicono, vorrei rivedere l'immagine. Però al di là degli episodi voglio fare un plauso ai ragazzi, perché anche oggi hanno giocato contro una squadra di livello superiore. Sì. Con dei giocatori, quando una squadra ti entra Miani, ti entra Ainucci Palermo, ti entra Vitelli, ti lascia immaginare quello che caratura può essere. E lottare ad armi pari, anche se loro magari hanno fatto la partita, però concedendo poco, quel poco che abbiamo concesso è per incenità di esperienza, come i due rigori, come il contropiede al 95esimo, creare anche la palla per andare sul 2-1 là quando il portiere ha preso la pallonata in faccia. Quindi un applauso ai ragazzi, ancora una volta ci hanno messa tutta e con il cuore, con le unghie, con i denti sono riusciti a strappare un punto importantissimo. Thank you.